Allora, Marco Minniti, potenziale segretario nazionale del PD, mai è successo per un calabrese. Quale chance e qual è la posizione del sindaco Giuseppe Falcomatà? Sì, sarà sicuramente un orgoglio avere un segretario nazionale calabrese. Naturalmente le motivazioni che ci hanno spinto anche come sindaci metropolitani, come sindaci del Partito Democratico, a fare una lettera, a scrivere una, proporre Marco Minniti come segretario, nascono e affondano le radici anche su altro, affondano le radici su quello che è l'idea di contatto che si deve avere tra i livelli nazionali di governo e gli enti territoriali, e quello che naturalmente può e deve essere trasportato a livello di partito, un partito che torni a essere radicato sul territorio, un partito strutturato, un partito che dialoghi con le persone anche quando i momenti di incontro potrebbero trasformarsi in potrebbero essere di scontro, di polemica per tante cose, tante lamentele che la base ha, ma sicuramente l'ascolto e la condivisione dei progetti dal basso sono quello che di più rappresentativo può esserci all'interno di una sinistra riformista, e naturalmente quello che poi può trasformarsi a livello di posizionamento europeo. Credo che il Partito Democratico debba avere una linea politica fortemente europeista, che abbia l'idea del concetto di sicurezza come bene comune, che abbia l'idea dell'immigrazione non come emergenza ma come qualcosa da abbinare all'integrazione, quindi essere pienamente consapevoli di quello che deve essere il ruolo dell'Europa, dell'Italia non soltanto in Europa ma anche al centro del Mediterraneo, perché la partita si gioca esattamente qui, si gioca in Europa, e poi essere convintamente europeisti, il che non significa essere contenti dell'Europa così com'è, ma essere consapevoli che quel sogno che c'è scritto all'interno del manifesto di Ventotene, scritto quando in altre parti impazzava il conflitto mondiale, da Altiero Spinelli, ovvero di realizzare gli Stati Uniti d'Europa, è un sogno da dover realizzare. Però sul fronte del Partito Democratico, a parte la sua vicinanza e la sua stima per Minniti, Oliverio non si è esposto apertamente. Qui stamattina, come big del partito, praticamente non c'era nessuno. Questo secondo lei come va a letto? Qui si presentava un libro, c'era anche il prefetto, c'erano le altre alte autorità della nostra città, non era un'iniziativa di partito, tant'è vero che non mi è parso di vedere simboli del Partito Democratico. Dopodiché è ancora una fase iniziale, il fatto che ancora qualcuno non abbia dato adesioni esplicite non significa che non le potrà dare in un secondo momento, alcuni processi devono maturare, siamo nella fase che apre il congresso e io mi auguro che sia un congresso fatto sui temi e che possa rilanciare la posizione del Partito Democratico anche nel nostro paese e prepararci a quelli che sono gli appuntamenti importanti, cruciali per il futuro non soltanto dell'Italia e dell'Europa, come le europee della prossima primavera. Il nostro paese non può abdicare a quello che è il ruolo di Europa senza i confini, non possiamo chiuderci all'interno dei nazionalismi, perché diventiamo più deboli, diventiamo più esposti a quelli che sono i conflitti, e credo che questo non sia l'interesse di nessuno. Tornando sul libro, si gioca molto sicurezza e libertà, è verbo e congiunzione, ma c'è chi gioca poi anche soprattutto sulla paura? Sì, esattamente, questa è la differenza fra una sinistra riformista e il nazionalpopulismo. La sinistra ascolta, paura degli immigrati, la sinistra ascolta, i populisti fanno finta di ascoltare e hanno tutto l'interesse a tenere i popoli nelle paure. Una forza democratica riformista europeista, come dovrà essere proprio, deve tornare a essere proprio della sinistra, è quello di liberare
i popoli dalle paure e affermare quelli che sono i principi della democrazia. Qual è il passaggio del libro, visto che lo ha letto, che l'ha colpito di più? Ma guardi, è un libro molto gradevole, una narrativa molto fluida, ci sono tanti episodi che in qualche modo danno davvero la percezione di quello che è il lavoro che Marco Minniti ha fatto al servizio del Paese nel suo percorso istituzionale, ma è anche il racconto di un pezzettino, di uno spaccato importante della storia del nostro Paese, direi inedito, e quindi è al di là degli aspetti politici, di quella che è in qualche modo la linea politica che Minniti detta, scrive nel suo manifesto politico all'interno del libro, ci sono diversi episodi che insomma ci fanno riflettere anche su come alcune cose del nostro paese si sono venute a realizzare, quindi insomma è abbastanza piacevole tutto il libro. Insomma, un buon prologo per quello che poi dovrà essere l'epilogo della sua elezione a segretario del PD nazionale. Questo è il mio augurio e il mio auspicio, e naturalmente lavoreremo affinché possa questo percorso, man mano che ci avviciniamo alla fase congressuale, possa irrobustirsi e arricchirsi di persone che possano apprezzare questa linea. Grazie.